La polizia di Charlotte negli USA alla fine cede e pubblica parzialmente i video in suo possesso sull'incidente che ha causato la morte di un altro afroamericano, Keith Lamont Scott. Le immagini però non fanno chiarezza sull'accaduto. Non è chiaro se l'uomo fosse armato o meno. Il risultato è stato però di abbassare la tensione e poter togliere il coprifuoco in città. Siamo qui per manifestare come si sia rotto il rapporto di fiducia fra la comunità e la polizia. Vogliamo che la polizia si comporti come in qualsiasi altra parte del mondo. Vogliamo vedere il video, lo pretendiamo. In queste ore la polizia ha mostrato l'arma che sarebbe stata in possesso dell'uomo ucciso, ma dalle immagini non si capisce se questi l'abbia puntata contro gli agenti.